serve ripartire. Sei? Già fatto. Bene, benvenuti alla seconda parte di Marmite. Allora, che cosa è successo prima? Vedete che abbiamo provato a fare un esperimento, cioè a sollecitare il Marmite a vedere cosa succedeva. Però sono arrivato io, ho fatto un casino. Ha fatto un casino micidiale. Più il Marmite si è tutto, come si dire, brindellato, arrabbiato. E ha cominciato ad espandersi per tutto il laboratorio. Si sono formati dei due grossi Metroid che hanno intenzione di staccarsi dalla mia forchetta. Bene. Quello che dobbiamo fare noi, visto che il livello di Marmite nell'aria sta salendo, dobbiamo continuare ad aggiungere acido tetraonico. Esagerato, bellino, ragazzi. Fino a comporre un composto atontastico. Atontastico? Un composto iperbarico. Quando avrete creato questo composto? No, Merck, devi stare fermo. Hai già camminato un casino, non vorrei che te ne camminassi altri. Attenzione. Ora bisognerebbe mettere le maschere di gas perché il livello di acido malamitico nell'aria comincia a salire. Però lì è il panno di atomo. Ma dimmere! Ti è stato. Da. Bisogna salire le maschere antigas perché il livello di contaminazione comincia a salire. Poi inseriamo tutto. Che schifo! Inseriamo tutto all'interno. Cos'è? Che schifo, una caccola. Scusate. C'è una caccola qua, non lo so. Vabbè. Cominciamo, dovete inserire tutto qua dentro. A questo punto. Ah, tutto. Dai, no! Fermo! Hai succhiettaminato anche lui. Sei un handicappato. No, vabbè, questo qui facciamo che non conto, dai. Guarda lì. Ma qui lo mettiamo che si è cagato addosso. Lo mettiamo nel forno. Lo mettiamo nel forno crematorio. Ah, è quello il forno crematorio. Esatto. Bello. Ah, ecco, quello che non potete salvare vi conviene bruciarlo. Questa cosa, questo laboratorio qua invece io sono recuperabile, quindi no, mi devi bisogna bruciarti. Questo laboratorio qua va assolutamente crio-igienizzato. Perché? Parole povere? Asburgico. Non lo ascolto. Va assolutamente crio-igienizzato dentro un tazza. Non è una tazza. È un contenitore ultrafasonico. Un contenitore iperfasatico. Perché dobbiamo dire ad alta concentrazione molecolare bionica. Di magma. Pratica è cosa? Pratica è un contenitore che isola all'interno tutte le particelle magma marmitiche. Però dobbiamo inserire una salsiccia. Non abbiamo. Non già. Non abbiamo salsicce, ma se noi abbiamo un po' di Marmite con succo di mischiato con panna di statico, Metroid antipeso, fai schifo per piacere, fai schifo quasi. Quindi non te lo volevi mica mangiare? Certo, voglio spostare. Oh, attenzione, con l'uscita di Marmite. Guardi, fai assolutamente. Dobbiamo spostare il panno antipeso. Assolutamente. Il panno di statico. Basta, stai zitto. Bisogna spostare questo coso. Ma sei pazzo? Maneggiare il Marmite con le mani. Ok, bisogna. Bravo. Ah, sei scemo, quanto sei scemo? Sei ferro. Puliscili col panno antifasonica, dai, è morto. Usa il forno crematorio. Ma c'è? Dobbiamo pulire tutto. Lo sai che sono piccoli perché quel cibo va. Non stiamo poi avete qua. Le persone sono. Adesso ci andiamo via. Io adesso vado su. Ciao. Quanti panini quel Piero perché sì, oggi si mangia quello, eh? Quale? Si mangiano sempre panini. Vabbè, a parte questa interruzione pubblicitaria. Pubblicitaria? Allora, spostiamo tutto all'interno del contenitore che noi chiameremo TOS. Per il nome lunghissimo. Mi finisci con magma magma. Sei te che hai detto che finisci con magma magma. Perché non ci posso dare un tello? La risposta. Attenzione, pericolo di contaminazione. Bisogna stare molto attenti qua. Ah, non scorreggiare. Infatti il proverbio dice mai se stare col Marmite. Infatti le scorreggi si infiamma. Scorreggi sul Marmite si infiamma il culo. Bene, ora bisogna spostare. Tu sei scemo. Li vorrai travasare tutto.
Già fatto. Bene, ok, il vassoio. Ho buttato fuori metà. No, è perché il vassoio verrà decontaminato. Un po' della Nutella, un po' difficile. Il vassoio verrà decontaminato chimicamente. Ah. Bene, ora bisogna... Intendi dai camerieri d'albergo. Esatto. Ora bisogna aggiungere. Pure. Un tappo maffinico. Fosfato di Nutella. Cornflakes, quanto basta? Fosfato di Nutella. Cornflakes, quanto basta? Oh cacchio, non mi si troppo, mi dispiace. Ora comprimere il tutto con una piastra compressrice. Ovvero una... pepe. Aggiungere il pepe. Hai toccato, sei pazzo. Questa cosa che no. Non era acido desossi pepico. Questo è acido desossigo pepico. Nome in codice pepe. Devo aggiungere una grande quantità. Vai. Sento la puzza che ho fatto. Perché? Perché il mio no. Per farmi i panini, perché si vede. Questo pepe. Mi porti anche i miei panini. Questa sostanza. Capacità di 3. 3 e 2 salsicce. Quando smettete magari di chiacchierare dei cazzacci vostri. Questa sostanza ha la capacità di. Quindi 3 e 2 salsicce. Sì. Di disossare le molecole piristiche. Cioè in pratica il magnet viene distrutto da questa sostanza. Piano piano. Solo adesso il tutto verrà criogenizzato. Quindi chiudiamo il contenitore. Il cappato. Il mio contenitore del panino. Sono sacrificato per un livello maggiore. Puoi salvare il paese? Puoi salvare il paese? No. No. Francamente non siamo manco in Italia. Se fossimo in Italia, sì, direi di ma sì. Ma sarà una catastrofe mondiale, no? Ah, moriremo, hai detto tutti. Il paese. Moriremo tutti se il mare si espanderà. Ah. Lo potete vedere? E poi alla fine muoiono tutti. Abbiamo compresso tutto all'interno del contenitore cazzo. Ora inseriamo un tappo gigabioni. Ci sta bene. Adesso ti prendo anche le salsicce, tieni. Grazie. Non ci sono più piatti. E criogenizziamo il tutto. Beh, forse abbiamo scampato una catastrofe mondiale, ragazzi. Forse. Mi sa di no, però diciamo di sì. Per poco, ragazzi, ci è mancato poco, eh. Allora, i resti di quello che rimane, le cose contaminate, con poca contaminazione, tipo questo Actimel, verranno bruciate. Il piatto? Cazzarola. Non l'avevo previsto. Verrà bruciato. No. Ah. Ci penseranno i camerieri dell'albergo. Bruciandolo. Forse. E le mie salsicce. Cioè, allora, scusate, non lo so, noi stiamo maneggiando materiali radioattivi e queste si fanno salsicce. Signore, prima. Ma scusa. Salsiccia, un caffè. Due salsicce. Lei parla con ceffone per caso? No, ok, volete anche un marmite? No. Ha chiesto un bar. No. Ha involontariamente chiesto un bar. Come ho fatto? Bene, arrivederci. E non alla prossima puntata, perché tenga.